Con grande piacere che oggi abbiamo il nostro ospite Mario Biondi, grazie e benvenuto. Grazie a voi per l'attenzione, grazie mille, buongiorno. Buongiorno a te. Quest'anno per festeggiare al meglio i tuoi 50 anni hai deciso di fare questo nuovo album che più che ricevere regali in qualche modo hai fatto a noi e a tutto il pubblico un regalo meraviglioso, dare o to dare in inglese. Questo uno scambio, uno scambio pari, dai, sì, abbiamo cercato di ottimizzare, diciamo, il festeggiamento del mezzo secolo che mi sembrava, insomma, d'obbligo fare, e nel frattempo mi sono regalato un disco perché ormai era quasi un anno che scalpitavo per farlo uscire, e insomma mi è sembrata l'occasione giusta. Un progetto che si può intendere in qualche modo come un tuo ritorno al passato con lo stile che ti ha caratterizzato negli esordi, ma che guarda al presente e ovviamente anche in una chiave sound con molto contemporanea, se vogliamo definirla così. Ma sì, diciamo che c'è il percorso che ho fatto, che ho effettuato in questi anni, ci sono gli High Five Quintet, quindi la band jazz con la quale ho sicuramente iniziato questa avventura in maniera un po' più densa, ma allo stesso tempo c'è la forza anche di un progetto e di un brano in italiano che scrivemmo nella fine degli anni 90 con un gruppo svizzero che si chiamava Table, e quindi c'è questo brano che si chiama Simili, che viene fuori dal cassetto dei ricordi e che comunque mi fa ricordare anche cosa c'era prima, insomma, cosa faceva anche il Mario Biondi prima del Swaggiare, prima, insomma, del successo che è avvenuto. Dare anche un titolo coraggioso, se vogliamo, perché significa in qualche modo donare qualcosa, è anche un'attitudine, ma c'è il doppio significato inglese to dare, che è osare, ma in qualche modo possono essere poi due parole complementari, dare e osare. Assolutamente sì, credo ci voglia tanto coraggio e tanta voglia di fare nel donare, nel donarsi. È rischioso, quindi bisogna osare. Non sempre fai la cosa giusta, non sempre fai la cosa giusta con la persona giusta, perché tanto spesso capita di essere generosi con persone che poi fondamentalmente né gradiscono e né probabilmente possono apprezzare quello che tu fai, quindi ci vuole questa dose anche di rischio, ma del resto nel dare non si può dare sperando in un tornaconto, non si può dare attendendosi un ritorno importante o anche minimo. Bisogna dare, bisogna osare, e questo dare e osare alla lunga a me ha insegnato che paga. In questo album ci sono tanti amici che collaborano con te, amici vecchi come Dodi Battaglia, amici nuovi come Il Volo e Incognito, ma questa scelta come mai? Beh, perché credo che la musica sia sempre la parte, cioè nella musica la parte principale preponderante sia l'aggregazione. Quindi avere più amici, avere più persone attorno in una produzione ha una grande forza e dà una grande forza, principalmente a me, perché devo dire che avere i miei amici attorno mi ha sempre arricchito, mi ha sempre dato grande gioia. Ma poi lo stare insieme anche con The Band, quindi con la banda di musicisti matti che oramai mi segue da più di 10 anni, insomma fra noi c'è un rapporto oramai quasi familiare, noi siamo fuori in giro per il mondo talvolta per 80 giorni l'anno o 100 giorni l'anno, il che vuol dire un terzo dell'anno fondamentalmente, e quindi per noi la nostra unità, il nostro stare insieme al di là della parte lavorativa è diventata quasi una questione proprio familiare. Tra i brani che hai scritto c'è Crederò,
che questo brano, cioè c'è questo dialogo italo-inglese, come è nato questo brano e poi anche il tuo incontro con dei ragazzi giovanissimi, squisitamente siciliani, del volo. Il brano nasce da una segnalazione di Chiara Bella, quindi la figlia di Gianni Bella, che mi dice: guarda, c'è questo brano qui di papà che non è mai stato pubblicato, secondo me è molto interessante, mi piacerebbe fartelo ascoltare, anche perché noi ci conosciamo ormai da decine d'anni e ci frequentiamo da tanti anni. L'ho ascoltato e ho immaginato immediatamente una storia raccontata da due vocalità diverse ma complementari che potessero esprimere il dualismo, diciamo, della mia vita anche musicale, quindi l'inglese e l'italiano che si incrociano ma dicono fondamentalmente la stessa cosa. Crederò è un brano che ho scritto poi con la collaborazione di Serena Cartamantiglia, che è una mia collaboratrice sia dal vivo che in studio. E il volo, beh, io adoro i ragazzi perché sono dei monellacci, hanno l'età dei miei figli grandi fondamentalmente loro, quindi li vivo anche un po' come figliocci. Poi, come si direbbe a Catania, sono dei cornutazzi, no? dei monelli, poi sono due siciliani, appunto come dicevi tu, e un ragazzo abruzzese. Sono tutti e tre veramente personaggi meravigliosi, talentosissimi, e ora al di là della parte del talento musicale, loro si stanno impegnando da tanti anni, hanno una grande forza di abnegazione, stanno per certi versi arricchendo la loro parte artistica, ma anche minando, fra virgolette, un po' la loro vita da ventenni, perché ovviamente lavorano, sono tanto impegnati, è vero che girano il mondo e che pochi forse della loro età se lo potrebbero permettere a quei livelli. Hai detto prima che ci sono dentro di te sempre queste due anime, italiano e inglese, ma l'inglese in qualche modo è una lingua che è più musicale, si presta anche meglio nella scrittura tanto quanto anche nelle elaborazioni poi delle musiche. Ma io vorrei sfatare un po' questa diceria, ormai devo dire che è vecchia di anni, no? Molti dicono: vabbè, in inglese è tutto molto più facile, cantare in inglese è molto più musicale. Non trovo che sia reale questa cosa, anzi, credo che sia una bufala. L'inglese finto è musicale, perché tanto dici: what's this trouble, why when you don't? Ah, senti come suona bene, fantastico. Sì, suona bene, ma non hai detto nulla. Non hai detto niente, esatto. In italiano vuol dire seguire con gli occhi un airone sopra un fiume, poi ritrovarsi a volare. Non mi sembra che suoni malissimo, ecco, devo dire. Credo che Mogol e Battisti abbiano dimostrato ampiamente che con la sonorità della lingua italiana si possano fare dei capolavori eccezionali. Poi, in inglese, se non sei inglese, fai anche un po' la figura del cacciottaro, direbbero a Roma, perché ci sono un sacco di regole, regolette, regoline, suoni, onomatopie particolari che non ci appartengono e che per far sì che ci appartengano bisogna studiarle tanto. Io continuo a farlo ancora oggi, ogni giorno sento una parola, una vocale un po' più aperta, un po' più chiusa, e per me è un disagio, una lotta, non è semplice, non essendo io un madrelingua. Come tutte le cose, è come quando, ecco, tendenzialmente ti dicono: ah, ma che bella voce, potresti fare il doppiaggio. Il doppiatore credo che sia uno dei lavori più difficili che ci sono. Cioè, c'è dietro una scuola attoriale, c'è dietro una preparazione attoriale impressionante. Quindi non basta la voce, non basta avere un bel timbro di voce per fare il doppiatore. È come c'è una preparazione, cose, insomma, chiaro. Come in tutte le cose, sono tutte facili
quando le fai fare agli altri. A parole così, in effetti è molto più semplice. A chiacchiere sono tutte facili le cose. Tutte, esatto. Ma tra i brani ce n'è qualcuno che ha una genesi particolare, un aneddoto che magari puoi condividere con noi, magari qualcosa di simpatico che è accaduto? Ma sicuramente Strangers in the Night è stata un esperimento particolare, no? In questo progetto, perché avevo tutta l'intenzione di inserire un brano di Frank Sinatra, anche perché nel 2006, quando This Is What You Are era primo in classifica in BBC a Londra, in Inghilterra, in quel periodo lì Mario Biondi era Sinatrian Voice, quindi la voce alla Sinatra, alla Frank Sinatra. E questa cosa, devo dirti che, senza togliere niente a Barry White, che ormai ce l'ho qua attaccato alla carotide, poverino, ma poverino lui, perché cioè, lui è un artista di misure incredibili, probabilmente insomma tediato anche dopo morte da una specie di suo succedaneo che non vuole essere un suo succedaneo, non voglio essere l'uovo di lumpo di Barry White. Quindi questa cosa di Frank Sinatra mi piaceva, ho voluto rimescolare nuovamente questo concetto di vocalità alla Frank Sinatra. Però andare a ripescare un brano come Strangers in the Night era piuttosto impegnativo, perché è un classicone, perché è una canzone molto molto impegnativa, ma non a livello vocale, non intendo quello, ma è una canzone che ha nell'immaginario collettivo ovviamente un certo tipo di aura. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ascoltato qualche decina di versioni, tra le quali abbiamo scoperto questa versione di James Brown. Quando abbiamo ascoltato la versione di James Brown, abbiamo detto, vabbè, se l'ha fatta James Brown così, possiamo fare di tutto. Ma vi invito anche ad ascoltarla. Con questo non voglio denigrare James Brown, ma si percepisce che lui faceva veramente i fatti suoi altamente. You want me to sing Strangers in the Night? Yeah. Strangers in the Night! Ha! L'ha cantata come gli pareva a lui. E noi ci siamo un po' rifatti al suo intro, poi abbiamo cercato di portarlo verso una ritmica un po' più alla Motown Records, quindi quello stile anni 60, 70, nato dalle mani di Smokey Robinson e poi dai Temptations e poi seguito da Stevie Wonder, da tantissimi grandi artisti della cultura nera americana, della cultura afroamericana. Ed è venuto fuori qualcosa di particolare, tanto più che l'abbiamo registrata, come si dice, buona alla prima. Quella è la traccia e quello ascoltate. Probabilmente migliorabile, ecco, per dirtene una, un mio collega mi ha detto, ma non l'avete sistemato, perché sento delle cose un po' imprecise. Ovviamente, sai, gli addetti ai lavori probabilmente certo, magari se ne accorgono di più. E io ho detto, sì, è bello così, è naturale. È spontanea, è natura, un po' così. La bellezza della musica è anche questa. La natura non è perfetta, per questo, vedi, io preferisco mantenere la mia natura imperfetta al dover agire su una natura che comunque non ti darà mai la bellezza della naturalità della natura. Tu avevi in programma degli appuntamenti per il mese di marzo, tra qualche settimana, ma nel tuo tour, insomma, che guarda, verranno rispettati? Ovviamente nel 2020 abbiamo spostato all'incirca un'ottantina di concerti, fra Spagna, Inghilterra, Germania, Francia, Ungheria, Ucraina, Russia, America, Canada, 80 concerti, puoi immaginare. E tutto è stato spostato a questo benedetto, speriamo, 2021. Il che vuol dire che compio 2 anni senza live music. Allora, il problema sì, è mio, perché ovviamente
io non sono Mario Biondi, io sono la punta dell'iceberg di un grande progetto, che sono i miei musicisti, che sono certo. I miei tecnici, i miei fonici, il mio manager, l'assistente del mio manager e tante altre persone. E 2 anni per una comunità come la nostra sono un po' impegnativi, ammetto. Avevo auspicato per lungo tempo, auspicavo in un anno sabbatico, ma ora stiamo diventando un po' lunghetti, via questo anno sabbatico. Adesso basta, adesso abbiamo bisogno di ritornare. Basta sabbatico, passiamo a domenica. insomma, adesso bisogna tornare sicuramente a lavorare, ma per tanti motivi. Ora, ovviamente la parte economica fa anche parte, perché è inutile fare gli ipocriti, anche la parte economica ha un valore, ha una valenza, anche perché non... avendo distrutto, diciamo, l'apparato discografico completamente, non so chi, qualcuno l'ha fatto però, ora siamo in balia degli streams, dei download, il che vuol dire che, insomma, buona parte degli introiti anche per produrre musica, per comunque continuare a fare questo mestiere, sono andati in fumo. Il live, insomma, fermo da 2 anni, se vogliamo mantenere in vita molti artisti, bisogna che si torni a lavorare, perché sennò molti di noi avranno seri problemi, serie ripercussioni. E non solo gli artisti, ripeto. Noi ci lavoriamo. L'artista sì, è sempre la punta dell'iceberg. È la punta dell'iceberg, dicevi prima, ma un comparto che comunque vede la presenza di tantissime figure professionali che poi ne fanno parte. Noi ci auguriamo veramente che si possa ritornare quanto prima alla normalità. E ti volevo chiedere poi un'ultima cosa. Immaginiamo che ci sia il tuo concerto domani, così con la fantasia immaginiamo che accada questo. Salirei sul palco, finalmente l'approccio col pubblico. Immagini, ecco, la prima cosa che così di getto ti viene in mente che potrai dire o la sensazione più forte. Non ci siamo mai lasciati. Ed è un piacere rivedervi. Sono ed è la cosa più bella. Di essere sul palco. E mi auguro di poter reggere dopo 2 anni di quasi completo fermo un concerto per intero. Perché ovviamente l'emozione sarà forte e sai, tu sei un ciclista professionista, giri, vai sempre tranquillo, perché sei entrato nel meccanismo. Quando molli la bicicletta e non sali sulla bicicletta per 2 anni, rischi che ti viene qualche crampo, eh? E io ho paura. Ma siamo sicuri che andrà benissimo, invece, perché poi sarà talmente la gioia di poter ritornare alla normalità che tutto il resto poi verrà messo da parte. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, grazie io davvero Mario te. Biondi, speriamo veramente di vederti e di poterti riascoltare dal vivo, live, quanto prima, grazie ancora. Soprattutto dal vivo e vivo, speriamo che non si protragga ancora troppo a lungo questa faccenda, no. Grazie mille. Sì, sicuramente, grazie, ciao, grazie mille.